detto da te, è sempre abbastanza simile. Confesso che sono entrato in sala e ce n'era una buona mezz'ora da vedere. Poi fa un certo effetto vedersi, mi sono passati 15 anni, non so. Però il film è eloquente da solo. Per quanto riguarda invece, quindi a me, perché sennò poi rischio di cadere nel... io stasera sono al Nest a portare una testimonianza anche più a rischio di analfabetismo inteso nel senso tradizionale, c'è proprio un analfabetismo dei sentimenti, e potervi venire a testimoniare anche in questo passaggio a San Giovanni a Teduccio mi sembra, rimane a Bellini, poi a Firenze, insomma sono in tournée, e quindi questa tournée felicemente fa questa parte cinematografiche o teatrali eccetera, insomma mi sembrava, parlo con molta spontaneità e senza essermi mai più, ma invece si è presenti sul territorio con una testimonianza concreta, cioè con una presenza stabilendo naturalmente l'ordine delle cose che detta la vita, che una cosa è San Giovanni a Teduccio, è nata a Parigi, cioè non è che faccio della facile demagogia. Però la verità è che recito stasera qui, fra due settimane e là. Molto piacere poter rivedere qui in questa sala l'opera prima di un regista che ormai è un grande regista internazionale. Devo ringraziare Tony Servillo per la sua presenza stasera, che per noi è estremamente importante. Questa è un po' l'idea che è dietro a questo insediamento, è quello di mettere insieme quella che è l'università più tradizionale con qualcosa insieme, di aprirlo fortemente al territorio, alle persone che vivono a San Giovanni, perché è questione della didattica, della ricerca, con ragazzi che vengono un po' da tutta Italia e anche da altre parti del mondo, con tutte quelle che sono le realtà di San Giovanni, perché questa non è la nostra università, questa è l'università di San Giovanni, di Napoli, della gente, quindi non è che ce la chiudiamo e quindi siamo insomma chiusi qua dentro, anzi più possiamo interagire, più possiamo... Lo schema della partita, l'uomo in più, ci sono tanti significati legati al racconto, però insomma per Isabia che muore da una parte c'è un altro che invece con una risata pensa che ci sia la possibilità di risorgere, questo sia, penso che sia la prima lettura, no? La prima lettura che va verso, e d'altronde questo suo richiamo umano in quel luogo che era già l'albore di una disumanizzazione televisiva, in quel lungo monologo, a un certo punto questa specie di uomo di spettacolo giurassico già rispetto a quel presentatore che è un caro amico, Roberto De Francesco, che invece sono dei tagliaerba, no? Dei sentimenti, no? Fino ad oggi sono praticamente dei robot questi presentatori, questo Pisapia così umano e quasi refrattario alla Lucetta Rossa, attacca e parla, e poi sono loro che si rubano, cioè, c'è un segnale molto eloquente.